Lo ripeto, questa è una preghiera che spesso sottovalutiamo, ma è la sintesi della nostra storia di salvezza. L'abbraccio di Dio che si prende in tutto quello che siamo, e non perché abbiamo dei meriti, ma per la sua passione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La domanda che qui fatto è questa: chi canta? Come sempre, non diamolo per scontato. È importante, credo, aprirsi e essere disposti ad accogliere. Allora, il primo canto è di Dio. Anche qui, forse lo diamo un po' per scontato, ma quando cantiamo dobbiamo sempre riportarci lì. È Lui che canta per primo. Ed è un canto che nasce dal silenzio. Potremmo quasi dire da un sogno ancora inespresso, non concretizzato da parte di Dio. Dio cantò la luce e ne ammirò la bellezza e la bontà, e fu il primo giorno. È il canto che è stato raccolto, ma è il canto di Dio. E c'è scritto Genesi 1, quindi è scritto questo. Ma questo raccoglie per opera dello Spirito, nella fede, quella che è la realtà di un Dio che canta. Canta l'esprimersi del suo sogno. Ha cantato la luce, cantò il firmamento e le acque. Ne ammirò la bellezza e la bontà, e fu il secondo giorno. Questo sempre ci dice la Genesi, eh? Ne ammirò la bellezza e la bontà. Lo dice il testo. Che al di là, ecco, di quello che sono le prospettive della nostra capacità di esprimere Dio, in realtà però lì c'è qualcosa della passione di Dio. Si dice ne ammirò la bellezza e poi le dichiarò buona questa realtà. Non possiamo pensare che lo abbia fatto così, tanto per farlo. Cantò la terra con i suoi frutti e il mare. Ne ammirò la bellezza e la bontà e fu il terzo giorno. È un canto che si espande dall'eternità nel tempo. Cantò il sole e la luna, ne ammirò la bellezza e la bontà, e fu il quarto giorno. Adesso, questa seconda parte quasi di ritornello, vi invito a farla insieme. Cantarono gli uccelli e i pesci. Cantarono gli animali tutti e alla fine esplose il suo canto e ammirò il riflesso del suo volto, l'uomo, molto bello e buono, e fu il sesto giorno. Ricordate, questo è il canto di Dio. Quando crea l'uomo, questo riflesso del suo volto cambia. Il ritornello non dice più che era cosa buona, qual era cosa bella, ma dice che era cosa molto bella, molto buona.
Voi capite che questo canto dovrebbe discendere dentro di noi, perché sta parlando di noi, sta cantando a noi Dio, e non è fantasia. Purtroppo l'educazione che abbiamo ricevuto tante volte ci fa dimenticare questo. Ma questa è la rivelazione, quello che poi Gesù appunto ci ha detto in pienezza. E nel settimo giorno Dio si abbandonò al silenzio. E invitò l'umanità a riposarsi nell'armonia del suo cuore. Il tema del silenzio è inerente al tema del canto. Senza silenzio non c'è canto, canto della fede. Come non c'è autentica celebrazione, autentica preghiera. Dio ha ascoltato il suo sogno, ha fatto silenzio, l'ho detto all'inizio, no? Adesso, perché canti l'uomo, canti l'universo, invita l'umanità a riposarsi nell'armonia del suo cuore, in questo silenzio contemplativo. Nel giorno del Signore, il settimo giorno, nacque un inno di gratitudine. Il canto senza voce dell'universo. È importante anche questo elemento nel canto, sentire che c'è qualcuno che, qualcosa che non ha voce, che non può cantare, perché allora il canto, penso ci arriviamo subito, diventa anche missione, è dare voce a ciò che non può esprimersi. Al centro di tutto questo c'è lo stupore dell'uomo che ne colse la segreta sinfonia. La voce del creato non c'è, è spenta. Finché, ecco, non c'è questo atteggiamento, questo stupore nostro che permette di cogliere questa sinfonia divina. E allora, con l'alito dello spirito, diede suono e ritmo al silenzio. Recitiamo insieme questo testo. Opere tutte del Signore, benedite il Signore. Figli dell'uomo, benedite il Signore. Ecco che si dà suono, si dà ritmo al silenzio. Le cose non possono dirlo, ma lo diciamo noi, le facciamo dire noi alle cose. E l'uomo poi cantò anche la gioia dell'amore, l'inizio della sua compiutezza, il denso sapore del sogno di Dio, il riflesso di Dio nell'uomo, l'amore. Diventa un canto nella voce di Adamo che dice, noi siamo insieme, è carne della mia carne e osso della mia osso. Anche se non temporalmente, nello sviluppo comunque del testo biblico, questo è il primo canto d'amore, è il primo canto che esprime davvero ciò che Dio ha realizzato cantando. Purtroppo le cose si rovesciano spesso. Ma l'orgogliosa autosufficienza frantumò l'armonia. C'è una cacofonia che subito si è espressa. Però non tacitò la voce di Dio, lo sposo che attira nel deserto la sposa infedele, per cantare al suo cuore parole di rinnovata seduzione. È l'esperienza descritta nella vicenda del profeta Osea. Non so se ce l'avete presente, questo
profeta che si sente rivolto all'invito di Dio, da parte di Dio, di vivere al suo posto, cioè di esprimere quello che lui è nei confronti di Israele, questa sposa infedele. Allora è Dio che attira il deserto per cantare al suo cuore parole di rinnovata seduzione. Osanna. E allora corrono nel tempo alterni canti d'amore. Non è sempre sinfonia, ci sono alterni canti d'amore. Io sarò il tuo Dio e tu sarai il mio popolo. È l'alleanza, no? L'alleanza iniziale che Dio ha stabilito con Israele. Ma corre la cacofonia del tradimento. Vedete l'immagine, no, del vitello Tommy. Corre nel tempo, occorrono nel tempo desideri di intimità, diciamo insieme, l'anima mia ha sede di Dio, del Dio vivente, come la serva anela il corso d'acqua, così l'anima mia ha sede di Dio. Tutto questo è cantato, siamo nei salmi, no? Il canto di fede. Ma come scorre quel canto, scorrono lamentazioni d'abbandono insieme. Dio mio, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma perché mi hai abbandonato? Dio mio, sempre lo sono. Così piace il mio amico. Io chiamo di giorno e tu voto senza farci un lavoro. Scorrono tensioni alla comunione insieme. Anche distanze dolorose insieme. E poi c'è il grande canto dei profeti, la voce dei profeti, che canta l'amore del diletto per la sua vigna. Insieme. Canterò per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. E il canto del solista, del profeta, che canta però l'amore di Dio verso il suo popolo, la sua vigna. Canta il profeta la fedeltà inattaccabile che lancia la promessa. L'araldo lancia il canto che nutre e veste di gioia il sogno di riconciliazione e salvezza. Insieme. La Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. Ecco un canto di Isaia. Ancora. Alzati, rivesti di luce, perché viene la tua luce. La gloria del Signore brilla sopra di te. In quel giorno un germoglio spunterà dal tronco di Esso. Ecco il canto forte, carico di speranza, appunto, del profeta. Quando i tempi si fanno gravidi, nel silenzioso deserto di una notte, si fa piena la voce di Dio. La sua parola
raggiunse le fibre dell'umano. Il Verbo si è fatto carne. È l'inizio della pienezza del canto di Dio. Ecco, penso che vi rendete conto che allora il canto è molto più del cantare. A partire da quel silenzio, all'entrare dentro le mute voci che attendono di farsi sentire, e innanzitutto la voce di Dio, appunto, che poi è quella di Cristo, no? Per noi. E allora cantano gli angeli, cantano la passione di Dio per l'umanità, per tutta. Se volessimo continuare il Vangelo di Giovanni, venne tra i suoi e i suoi non l'hanno accolto, ma coloro che hanno accolto ha dato il potere di diventare figli, no? Canta allora nella voce del figlio la compassione di Dio. È un canto che è danza, che è movimento, che è sguardo. Questa compassione di Dio che Gesù canta, no? Non è un semplice gorgheggiare, ma è un movimento, è un raggiungere, è un toccare, è un guardare, è un fare propria la nostra storia. Suona armonie di tenerezza, il suo perdono. È forte annuncio di vittoria, il suo braccio potente. Voi dite, ma questi sono fatti? No. Questi sono fatti che esprimono un canto, che esprimono una passione, che esprimono la voglia di essere con Dio. Ci sprigiona la lieta notizia. È il canto del regno. Dio tutto per noi, Dio luogo in cui noi possiamo trovare vita. Serena e intima si estende la sinfonia della cena. Si raccoglie il canto di Dio, la voce di Dio in questo mistero che noi celebriamo, no? Ma già pronta è la notte con oscure toni e fosche risonanze. La cena, realtà di intimità, di comunione, non è libera dal tradimento, non è libera nemmeno dalle previsioni dell'abbandono e del rinnegamento. Non è libera soprattutto dalla croce. E quando nella cacofonia dei ritmi il peccato e la morte vivono l'ebbrezza di una presunta vittoria, dove il canto appunto sembra dovessi spegnere, scorca dirompente l'esultet pasquale, il canto culminante, canto potremmo dire per eccellenza anche nella nostra liturgia, che non è un canto che riguarda solo Cristo, eh? Guardate l'immagine sotto, da sempre la risurrezione è accompagnata dalla discesa agli inferi per indicare che se Cristo è risorto anche noi risorgeremo in Lui e con Lui. Nel fragore dello Spirito rompe l'indugio la melodia della Chiesa. E qui cominciamo a sentire la missione. Lo Spirito che è dato dà voce al canto di Cristo nel canto della Chiesa. Quindi non siamo semplicemente noi che cantiamo. Noi siamo chiamati a dare voce a Cristo, al suo corpo.
Nella storia la Chiesa celebra e canta il mistero d'amore. È lì che è nato il canto, quel mistero che sempre la genera. L'atto creativo che noi, di cui siamo partecipi, è appunto l'Eucaristia. Adesso entro un pochino più nella pratica, ma non entro nella prassi se stessa. C'è tempo. Mi interessava, lo dico, davvero, che noi potessimo consentire il fondamento di quello che è il canto. E noi oggi, con la nostra voce, diamo sostanza alle note, sosteniamo il suo canto. Noi, Chiesa, voce della Chiesa, voce di Cristo che si esprime nel suo corpo. Ecco, qui entro più, ripeto, nel particolare, continuando. Chi canta è l'assemblea, è il corpo di Cristo. Questo è il primo protagonista del canto, quello che esprime quella voce che Dio ha incarnato. Quindi è l'assemblea che canta. Quindi non un insieme di persone che si radunano per un interesse comune o per fare insieme delle cose, come appunto abbiamo illustrato nelle immagini, ma un popolo radunato dallo Spirito. Ricordate la Chiesa, quel fragore dello Spirito, diciamo, che butta il canto di Cristo dentro questo nuovo popolo. Un popolo convocato da Cristo, appunto, come suo corpo. Non esiste in se stesso il solista. Esiste il solista dentro la realtà del corpo. Servo di questa realtà che lo Spirito ha generato. Quindi il canto è riferito alla Chiesa, che è il soggetto visibile principale dell'azione liturgica, di cui il canto è dimensione integrante ed essenziale. Anche qui due termini da prendere sul serio per la bellezza, in fondo, che esprimono. Il canto è dimensione integrale ed essenziale dell'azione liturgica. Allora, in Chiesa non si va come a un museo per inebriarsi di pensieri e derivazioni spirituali, ascoltando o evocando parole o gesti arcaici che ci mettono in comunicazione con un mondo trascendente e perfetto. In Chiesa si va innanzitutto portando se stessi, la propria umanità salvata dall'amore di Dio. C'è tutta una storia che si raccoglie. Quando entriamo in Chiesa portiamo la polvere delle nostre strade, portiamo gli odori del nostro parco, della nostra cucina, portiamo la nostra umanità, che è l'umanità per cui Dio ha speso la sua vita. La propria fede e la propria vita. È chiaro che allora cantare è fondamentalmente un discorso di fede. Chiaramente tutto questo non è la perfezione, ma con tutte le debolezze e imperfezioni che conosciamo bene,
che forse a volte sottolineiamo anche in maniera eccessiva, ma anche appunto con tutte le sue doti umane e spirituali, che sono dono che vive in noi. Pensate alla parabola dei talenti, no? In Chiesa si va per partecipare alla manifestazione di Cristo risorto, colui che ha vinto il peccato e la morte, colui che ha aperto il tempo all'eternità. E tutto questo lo si fa per mettere la propria parte nelle mani dello Spirito. È una consegna. Poi ne abbiamo fatto anche cenno parlando dell'atrio, eccetera, no? Che siamo chiamati a vivere, ecco perché è importante poi ancora il silenzio, e contribuire alla ricomposizione del corpo del Signore. Il corpo di Cristo non è il corpo di Gesù, è il corpo di Cristo, cioè colui che è risorto, ci ha salvati e ci ha fatto suo corpo. Ogni volta che facciamo comunione, noi appunto siamo convocati a ricomporre nella sua bellezza questo corpo nel tempo. La liturgia della Chiesa, quindi, è azione di popolo, con tutto quello che è, per dare segno della presenza dell'incarnazione di Dio. È un Dio, l'Eucaristia è una incarnazione continua nel tempo di Dio per la comunione, appunto. Per testimoniare con parole e riti umani fino a che punto Dio è innamorato dell'umanità. E beh, tutto questo in qualche modo è servito, si esprime in modo particolare, tutto suo, originale nel canto. C'è il resto della liturgia, ma il canto in qualche modo ha il suo ruolo originale e espressivo di questo mistero. Per dire appunto fino a che punto ha messo in gioco la propria trascendenza e vita questo nostro Dio. Pensate ai sacramenti, questi linguaggi umani che Dio ha assunto per sua libera e gratuita scelta, per coinvolgersi, per trasformarci, per rendersi partecipi di sé. Quindi noi non celebriamo verità astratte, ma fatti concreti che succedono e si possono vedere, un corpo che si costituisce. La celebrazione è quindi manifestazione di quello che siamo e di quello che ci fa diventare quel giusto crocifisso e risorto, che ha fatto di tutto perché il rapporto con Dio divenisse il rapporto di figli, il rapporto con gli altri, un rapporto di fratelli che si amano. E quindi è sempre questo corpo che si edifica, no? Chi esce dalla liturgia deve poter dire non solo che Dio esiste, ma anche che Dio è sceso in mezzo a voi e soprattutto che non ha lasciato le persone come erano prima. Se il canto è bello, è vero, è profondo, fa vibrare, cambia. Il canto è la liturgia nel canto, ecco, non può essere autentica se non ci cambia. E che significa? Che non si possono avere celebrazioni veramente comunitarie se non c'è esperienza comunitaria di vita cristiana. Non se non c'è la perfezione della vita cristiana, ma se non c'è questa tensione, questo cammino di corpo. La musica
che è un elemento importante della liturgia cristiana, può giocare un ruolo importante. Può. Ok? Ma solo partendo dall'esperienza di fede e vita cristiana motivata e coerente. Non si può cantare autenticamente nella liturgia se non appunto a partire dalla fede che ci fa vivere quella vita cristiana, questa vita di comunità, con tutte anche le nostre incoerenze, ma in questa attenzione alla coerenza. È l'esperienza cristiana, quindi il luogo in cui nasce il canto di gioia e il gusto di cantare nella liturgia. Per la liturgia c'è bisogno di una musica che sia realtà umana, espressione delle vibrazioni di un cuore umano. Sollecitato, chiaramente, dal respiro di Dio. E dall'impatto quotidiano con la vita, perché Dio è dentro la vita, ci permette di viverla e di cantarla in un certo modo. Allora, solo da tale musica può servire la manifestazione ed espressione della comunicazione tra Dio e l'uomo che avviene nella liturgia. In tal modo, cantando, si racconta la vita proprio come vita che viene da Dio e che porta alla comunione con i fratelli. Se non c'è vita cristiana, l'ho già detto, è come non avere nulla da cantare e nulla per cui cantare. Bene, voi avete avuto pazienza nell'ascoltare. Non so se adesso...